Sono sicuro, bimbi, che questo Vangelo lo avete già ascoltato qualche volta, ma probabilmente in un altro periodo dell'anno. Quando è che di solito ascoltiamo questo brano di Vangelo? Pasqua? Esatto, appena prima di Pasqua, la domenica prima della domenica di Pasqua, che di solito si chiama, anzi che si chiama, la domenica... La domenica della trippa alla romana. La domenica... Palme. La domenica delle palme, è certo. Che cosa ci racconta questo brano di Vangelo? Che Gesù entra a Gerusalemme e per fargli festa mettono per terra i mantelli e chi non ha un mantello taglia i rami delle palme, degli ulivi, di tutti gli alberi che trova per fare come un tappeto che Gesù che entra a Gerusalemme. Ma che cosa c'entra questo col Natale? O ci siamo sbagliati, abbiamo letto il Vangelo sbagliato, abbiamo sbagliato la pagina sul lezionario e quindi abbiamo letto il Vangelo di un altro giorno. Oppure anche questo Vangelo ha qualcosa da dire a chi si sta preparando seriamente, sinceramente a celebrare il Natale. E allora, per capire un po' meglio che cosa ci può dire oggi, vorrei riflettere sulla figura del re. Chi è un re? Una persona che dà gli ordini. Una persona che dà gli ordini, certo, che comanda. Poi che cosa fa il re? Com'è caratterizzato un re? Ha una corona. È certo che c'ha una corona in testa, no? Di solito preziosa, è simbolo del suo potere. Dove sta un re? In un palazzo reale. In un palazzo reale, un palazzo prezioso, con l'esercito, con i servi. Perché vi chiedo di chi è un re? Perché quello che ha fatto Gesù nel Vangelo che abbiamo letto oggi è quello che facevano i re quando tornavano dalla battaglia, e cioè entravano nella città in maniera gloriosa, in maniera trionfale, accolti da tutto il popolo che faceva festa perché finalmente tornava il re, insieme al re tornava l'esercito, tornavano quei soldati e le loro mogli che li aspettavano, era lì che facevano festa, i loro figli che li aspettavano, era lì che facevano festa. Entrava e tutti urlavano: evviva, evviva, Osanna! Osanna è un grido di gioia, un grido di felicità, quello che diciamo, che cantiamo tutte le volte che nel santo diciamo insieme: Osanna, Osanna, Osanna. Perché Gesù fa questa scelta? Sappiamo bene, abbiamo detto prima, che questo Vangelo lo leggiamo appena prima di Pasqua, perché questo succede esattamente 5 giorni prima della morte di Gesù in croce, nella Domenica delle Palme. Perché fa questo ingresso regale? Perché Gesù ha un messaggio da darci, che è il messaggio che scopriamo ancora nel Natale, eh? Ha un messaggio importante da darti, da dare a ciascuno di noi. Che non è vero che i re, quelli che avete detto, che danno gli ordini, che hanno la corona in testa, che stanno in un palazzo lontano, prezioso, difeso dalle guardie, non è vero che i re sono migliori di noi. Non è vero. Ma non è neanche vero che i re sono come noi. Piuttosto, ci dice Gesù, dobbiamo scoprire che noi valiamo come quei re là, come ciascuno di quei re, che la nostra vita è preziosa ed è importante come quella di ognuno di quegli uomini che comandano, che hanno la corona, che hanno il palazzo più bello di tutti. E allora che cosa fa Gesù per dircelo? Entra non su un cavallo potente, un cavallo gigantesco, un cavallo muscolosissimo, ma su un asino. Sì, l'avete detto insieme, quindi lo diamo per buona risposta. Su un asino, anzi, su un'asina, con un puledrino che ancora stava con lei, quindi era piccolino perché ancora prendeva il latte della mamma, se no non sarebbe stato legato con la sua mamma. Su un simbolo di semplicità, non di potenza, non di distacco, non di lontananza, ma di semplicità, di piccolezza. Che cosa ci dice il Natale, ragazzi, che celebriamo fra 3 settimane? Se non che il Signore Gesù viene in mezzo a noi con questo cuore qua. Pensate, i vostri amici delle medie hanno studiato patrologia e adesso ci aiutano a ricordare cosa diceva Sant'Ireneo 1700 anni fa. Ce lo siamo ricordati al ritiro, anche se lo sapevate già. Cosa diceva Ireneo? Che Dio si è fatto uomo perché
Hanno detto che si giustificano. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si è fatto Dio. Perché l'uomo potesse essere come Dio. Dio. Ireneo, 300 dopo Cristo, terzo secolo dopo Cristo, quarto. Dio si è fatto uomo perché l'uomo potesse essere come Dio. Non per dirci come un re dal suo palazzo che cosa dovessimo fare. Tu devi fare il maresciallo, tu devi fare lo spazzino, tu devi fare l'ingegnere. Non è che è venuto a dirci che cosa dobbiamo fare, a darci gli ordini, ma a mostrarci che la nostra vita, così come già la stiamo vivendo, così come già stiamo costruendo il nostro presente e il nostro futuro, è una vita da Dio. È una vita meravigliosa. È una vita che vale tanto quanto la vita di Gesù, che è Dio e che è il figlio di Dio. Certo, dobbiamo accoglierla anche con i suoi difetti, anche con i suoi limiti. Dobbiamo riconoscere che non siamo sempre quel destriero tutto decorato e potente sul quale sedevano i grandi re, sul quale sedeva Giulio Cesare, ma siamo a volte degli asinelli, e questo non è un problema se riusciamo a vivere questa cosa con un po' di senso dell'umorismo. Sapete cosa diceva un santo molto simpatico, anche se un po' austero, il curato d'Ars, un prete che è vissuto nella Francia del 1800 in un paesino sperduto dove l'avevano mandato perché era un povero ignorante. Lui aveva fatto il seminario invece che in 6 anni in 12, perché non riusciva a passare gli esami, perché studiava ma non lo bocciavano sempre gli esami. Ha impiegato il doppio del tempo per arrivare alla fine del seminario e diventare prete, e quando è diventato il prete il suo vescovo non aveva molta stima di lui, e quindi lo ha mandato in un paesino nelle colline vicino a Lione. In queste colline c'era un paesino dove erano tutti criminali, c'erano ladri, c'erano truffatori, c'erano contrabbandieri e prostitute, e basta, solamente queste persone ci abitavano. Era un paese dove nessuno normalmente andava in chiesa, dove nessuno aveva una vita onesta. Ragazzi, il suo modo di stare lì ha cambiato profondamente il cuore di quel paese, e alla sua messa venivano tutti quelli che abitavano il paese e anche nei paesi intorno, perché aveva un modo di parlare del Vangelo che raggiungeva il cuore di tutti. E che cosa diceva il curato d'Ars? Che era un uomo che viveva tanta preghiera, dormiva pochissimo la notte perché passava anche la notte a pregare. Diceva questa cosa: se Sansone, vi ricordate chi è Sansone nella Bibbia? Facciamo un ripassino di un minuto. Sansone era uno dei giudici, potente, quello con i capelli lunghi, no? Che aveva la sua potenza nei capelli. E un giorno arriva l'esercito dei Filistei, e lui, per combatterli, non ha dietro con sé le armi, trova per terra una mandibola, una mascella di un asino che era morto lì nel deserto, poveretto, si era decomposto, era rimasto solo l'osso di una mascella. E non avendo le armi, prende la mascella di questo asino e combatte contro tutto l'esercito dei Filistei, e da solo, armato di un osso di asino, sconfigge tutto l'esercito. E il curato d'Ars diceva: se il buon Dio con una mascella d'asino è riuscito a sconfiggere l'esercito dei Filistei, cosa può fare con un asino completo? Lui, che era un po' asino, no? Perché non riusciva a studiare bene, perché non era il più colto, perché non era il re che comanda, non era quello che sta nei palazzi, non è quello che ha 1000 titoli onorifici o che ha 87 lauree. Era un uomo semplice. E se Dio con una mascella d'asino è riuscito a sconfiggere un esercito intero, cosa pensate che può fare con un asino intero? Se siamo disponibili ad accogliere il Signore Gesù nella nostra vita, così come siamo, che siamo un asino o un puledro, che abbiamo tanti o pochi difetti, che siamo pronti o mica tanto, che siamo super intelligenti o che facciamo fatica anche nelle cose più semplici, con tutti i nostri peccati, con tutte le nostre fragilità, se lo sappiamo accogliere, ragazzi, la nostra vita cambia. Cambia perché permettiamo a Dio di far fiorire tutte quelle cose più belle, più preziose che ci sono già nel nostro cuore. E allora, in questa domenica, proviamo a chiederci: cosa vuol dire che io sono come un re? Che io valgo come un re? Che cosa vale di più nella mia vita? Che cosa la fa splendere?
che cosa agli occhi di Dio è così prezioso da valere tutto per Lui, anche di venire nel mondo e farsi uomo, perché noi uomini possiamo diventare come Dio.